Scaduto ormai da tempo l'ultimatum per il pagamento degli stipendi arretrati e dopo che nemmeno la procedura della messa in mora ha portato ai risultati sperati, scatterà oggi in casa propria Cenza lo svincolo d'autorità per tutti quei calciatori che ne avevano fatto richiesta. Si tratta del portiere Zaccagno, dei difensori Zanchi, Nava, Mangraviti, Maldini e Pasqualoni, dei centrocampisti Quaini, Marchesi, Urso e Remedi, Oltre agli attaccanti Nolè e Scardina. Sono quelli che hanno seguito fin dall'inizio l'iter previsto dall'accordo collettivo, per cui prima messi in mora, poi ricorso per lo svincolo, fissazione d'urgenza della, della riunione, e quindi diciamo fissazione oggi, perché chiaramente in questo modo un eventuale svincolo che dovrebbe essere concesso nella giornata di oggi o comunque insomma nei in due o tre giorni a venire, gli consentirà poi di avere una nuova, trovare una nuova squadra entro il 30 di gennaio quando è fissata la fine del calciomercato. La situazione al momento appare dunque oltremodo compromessa, visto e considerato che per ora il tecnico Maspero può contare esclusivamente sull'apporto di alcuni giovani della Berretti. Sorge quindi spontaneo il domandarsi come Patron Pannella riuscirà a completare l'organico della prima squadra, dato che in questa sessione di calciomercato sarà vietata alle squadre con un indice di liquidità insufficiente l'acquisizione di nuovi giocatori. Inoltre, verrà bloccata la campagna Trasferimenti alle squadre non in regola. Come in questo caso il Propiacenza. La società Propiacenza dovrebbe essere arrivata al limite eh, del monti ingaggi, per cui qualsiasi ingaggio ulteriore dovrebbe essere comunque garantito da una fiduzione extra, chiamiamola, e in ogni caso anche gli indici economici sono tutti negativi. Per cui, secondo le NOIF, secondo le norme attuali della, della Federazione e della Lega corrispondente, non dovrebbe essere consentito di effettuare mercato.